In questo video vi mostro due prodotti che mi sono stati inviati da un'azienda. L'azienda in questione è Mart of China. Come vedete è una nuova azienda, quindi questa si tratta di una nuova collaborazione e sono veramente molto felice di questo e vi ringrazio veramente tanto, sia perché ieri ho raggiunto le 13.000 iscrizioni e sia perché grazie a voi che tutte queste aziende mi contattano. Ormai ho collaborazioni 2-3 volte al mese. Ovviamente seleziono sempre io quelle con cui decido di collaborare in base ai prodotti che mi inviano, in base a che cosa mi richiedono di fare, però sono veramente tanto felice di questo, tanto felice delle visualizzazioni che ricevo nei miei video e nulla, quindi volevo ringraziarvi. Vi mostro le cose che ho scelto, è un vestito e un paio di scarpe e vi dico un pochino come la penso. Allora, il vestito in questione è questo qui, non so se la luce lo fa vedere bene, mi avvicino di più. Ha tutte queste borchie a cono dorate nella parte superiore del seno, poi ha questa imbottitura qua dietro, quindi una sorta di reggiseno interno, e poi è fatto tutto a tubino il vestito e presenta queste cose che non mi ricordo mai il nome. Comunque questa sorta di gonnellina sui fianchi, chiamiamola in questo modo, però ha un nome specifico e se sapete come si chiama lasciatemi un commentino, e so che andrà moltissimo quest'inverno, e poi continua a tubino. Allora, io ho preso la taglia S, mi dimenticavo, dietro ci sta anche la cerniera per metterlo, quindi non si mette tipo un sacco di patate ma alla cerniera. Dicevo, ho preso la S e c'era la M e la L. Io di solito mi trovavo bene con la S per quanto riguarda comunque le taglie cinesi, questa volta no, questa volta la S sembra più una M. Sul seno non mi sta aderente, quindi mi sta abbastanza lento, e poi rispetto alla mia altezza è veramente lunghissimo. Di solito quando prendevo la S di abiti made in Cina mi arrivava, diciamo, qui la gonnellina. Questa è molto molto più lunga, arriva praticamente quasi sotto il mio ginocchio, mentre io sono abituata sia a portare abiti più piccoli, più corti, ma comunque sia sono abituata che la S cinese è una S che mi sta bene. Questa qui invece no, è una S bella abbondante, anche perché poi il tessuto, non so se si vede, è molto elasticizzato. E quindi non so ancora bene che cosa farci, non so se lo regalerò a una mia amica, non so se farò un giveaway su questo vestito, non so se lo aggiusterò, però non penso perché non mi piace molto come mi sta. Insomma, fatemi sapere se volete, potrò fare un giveaway su questo vestito, però non so se è, diciamo, di vostro gradimento, perché è molto particolare, a meno che non andate a levare le borchie. Vabbè, questo è il vestito, ovviamente il colore è bianco. E poi il paio di scarpe è di questa marca, Yo-Yo Cat, ed è un décolleté rosso laccato, rosso lucido, con tutte borchie rosso un po' più scure. Questo è il décolleté, lo faccio vedere da vicino. In realtà io l'avrei voluto nero perché questo qui ha la suola rossa, quindi io l'avrei voluto nero con la suola rossa, ma non era più disponibile e quindi me l'hanno inviato rosso. Di questo anche ho avuto un piccolo problema, nel senso che io mi regolo in questo modo, io porto 37, però quando la scarpa è alta di solito prendo sempre il 36 perché comunque il piede sta più inclinato e occupa meno spazio. Delle scarpe chiuse, anche se sono alte, di solito prendo sempre il 37 invece, perché comunque c'è la punta, quindi il piede non scivola molto in avanti. Quindi ho preso il 37 di queste qui, solo che mi sta lento dietro. Le ho provate, sono comode, nel senso il tacco lo senti proprio attaccato al pavimento, non vi dà la sensazione di dondolio, insomma. È fatta bene la scarpa, l'unica cosa che è un pochino lenta è questa, penso che ci andrò a mettere una soletta all'interno, così cercherò di utilizzarla perché mi piace tantissimo. Lo so che diciamo il taglio è molto classico, con la punta, però non diciamo con la punta eccessiva che andava negli anni 90, però ecco, mi piacevano tantissimo poi con queste borchie, anche se rosse io penso che le metterò solamente
sotto un jeans, perché mettersi un vestito con queste scarpe rosse per i miei gusti non mi piace, insomma. Quindi queste le abbinerò sicuramente a un abbigliamento sportivo per renderlo un pochino più estroso, diciamo, però non le abbinerò a un vestito. E nulla, allora queste sono le due cose che ho potuto scegliere, spero come sempre che il video vi sia stato utile, vi ho dato qualche dritta sulle taglie anche per quanto riguarda le scarpe, e vi lascio nell'info box del video anche il link relativo al mio profilo di Instagram, perché finalmente ho Instagram anche avendo un Windows Phone, c'è un'applicazione che mi permette di utilizzare Instagram, e quindi seguitemi anche lì. E nulla! Ciao!